Ciao, io Michele Emanuele. Oggi parliamo del quali dolci si possono mangiare con il diabete. Non ti dirò il cibo specifico, ma ti spiego in base a cosa selezionarli. Con la nuova maglietta acquistabile da metà gennaio, inizio febbraio, probabilmente riesco a sistemare un piccolo problema chiamato partita IVA e tasse. Se no, la guardia di finanza mi dice bonjour, e quindi no, è un problema. Mi chiamo Emanuele, sono diabetico da più di 15 anni e sono uno studente di medicina del terzo anno. Sul canale puoi trovare una serie di video riguardanti la gestione delle glicemie, il diabete, le nuove terapie, il rapporto insulina-carboidrati e così via. Tutto per migliorare la tua gestione del diabete. Perché i dolci alzano la glicemia? Se è la prima volta che finisci su questo canale, questa parte ti interesserà. Se no, l'hai già sentita più volte, per cui ti dico pure io, vai avanti e guardi la seconda parte del video. La prima parte del video sarà appunto sul perché si alza la glicemia, ovvero i carboidrati alzano la glicemia perché la molecola viene scomposta, la molecolina di glucosa, il glucosa entrerà a fare la glicolisi si formerà il piruvato si formerà il ciclo di Krebs, nel ciclo di Krebs poi tramite la catena di trasporto degli elettroni si potranno produrre molecole di ATP che sono la moneta di scambio della cellula. Se noi ad esempio usiamo 15-20 euro per comprare questa maglietta, ecco che la cellula utilizzerà l'ATP invece degli euro per fare le sue funzioni, poi ad esempio sopravvivere, produrre delle molecole, mantenersi idratati, degradare sostanze di scarto, eccetera, eccetera, eccetera. Il glucosio segue tutto questo pathway, questo percorso che porta poi alla sua degradazione, le molecole di ATP. Viene messa in circolo la molecola di glucosio e la cellula singola poi farà il processo di glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni, conosciuta anche come fosforilazione ossidativa. Per quanto riguarda invece i grassi ci vuole più tempo a degradarli, per cui abbiamo il nostro bel trigliceride, che è un formato, una catena laterale di glicerolo e tre catene di acidi grassi, una qua, una qua e una qua. Viene scomposto il glicerolo dagli acidi grassi e verranno assorbiti poi dal colesterolo, quello che viene detto cattivo, quindi l'LDL. E questo lo prenderà, lo trasporterà in giro e poi li porterà a fine, li distribuisce tra le varie cellule che ne hanno bisogno e poi lo porta invece al tessuto adiposo per accumularlo, dove verrà poi riassemblato di nuovo a trigliceride che potrà formare quindi il grasso corporeo, la ciccia per intenderci. Fatto questa piccola premessa anche molto spiccia e rapida, cosa ti voglio dire? Ti voglio dire semplicemente: attento ai dolci che mangi, specie se non sono artigianali. Con artigianali intendo o fatti in casa, o fatti, non so, dal panettiere che sai che li fai in un certo modo e così via. Perché non solo troverai zucchero in quantità mostruose, quelli prefatti già comprati, ma troverai una marea di porcherie legate al burro, probabilmente di bassa qualità, oli di bassa qualità, conservanti, acidificanti, eccetera, eccetera, eccetera. Banalmente, se uno si prende a farlo, si mette a fare la torta in casa e prende una fetta di quella e una fetta di una torta, la stessa torta comprata, se ne renderà conto che la glicemia non ha lo stesso, cioè non ha lo stesso impatto la singola fetta di torta artigianale rispetto alla torta comprata al supermercato piuttosto che dalla pasticceria, qualora queste l'abbiano scongelate, perché io svelo un segreto, anche le pasticcerie comprano le robe surgelate e poi le scongelano, quindi alzerà molto di più la glicemia la seconda che rispetto alla prima. Cosa si può fare? Innanzitutto farli in casa, che si sa mai, prendi un po' di manualità e sono sempre buone. Poi ci sono una serie di accortezze che si possono avere, magari mettere un po' di zucchero in meno, magari se devi poi aggiungerci il cacao e il cioccolato fondente, vuoi fare la torta al cioccolato, puoi stare un po' più attento sul cacao e quindi ridurre un pochino lo zucchero, viceversa, ridurre un po' la cioccolata e aumentare il cacao, cose che io non sono esperto di cucina, per cui magari ho detto mille boiate, però cose per stare un po' più attenti, tirare un po' più indietro dal punto di vista dello zucchero e possibilmente cercare di usare gli alimenti della qualità non più bassa esistente, perché sappiate che peggio sono lavorati, il vostro organismo poi ha problemi, non tanto in realtà la glicemia, ma più che altro proprio a livello della digestione che deve effettuare. Altre possibilità invece sono utilizzare molecole simili allo zucchero, la stevia, il sucralosio, l'aspartato. Ci ho fatto un video su tutti i vari possibili dolcificanti che si possono usare, per cui magari te lo lascio qua in alto a destra. Sono una serie di accortezze che si possono usare. Ad esempio, quando mi è stato diagnosticato il diabete, a me veniva consigliato di sostituire il saccarosio, il comune zucchero da cucina, con il fruttosio, che è lo zucchero che si ottiene dalla frutta, perché rispetto al glucosio ci vuole un po' più tempo perché venga messo in circolo, per cui se uno lo prende proprio prima di far sport, ecco che la glicemia non avrà e poi si abbassa per via dello sport, ma magari fa
così perché ha avuto la botta proprio durante l'attività fisica. Ti ho dato due informazioni, spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Se così metti un mi piace, un commenta o iscriviti al canale. Ti ricordo che sul canale, come detto, puoi trovare una serie di video per la tua gestione del diabete. Io ti do tutto quello che ti devo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!